Marco Rossetti, allora sei tra i protagonisti di Blackout su Rai 1, quindi innanzitutto parliamo del tuo personaggio che si chiama come te, Marco, che forse è in un gruppo di personaggi dove ognuno ha qualcosa da nascondere, forse è quello forse un po' più puro, un po' più limpido, almeno questo per quello che abbiamo potuto vedere nelle prime due puntate. Sì, diciamo, non è per appunto per remare a mio favore, però forse il personaggio di Marco, sì, come dici te, nel momento in cui ci si ritrova in quella situazione di costrizione, è quello che ha un po' è mosso da un ideale un po' più un po' più pulito, cioè quello di recuperare questo rapporto con la figlia. Lui è mosso dall'amore per questa figlia, per Anita, interpretata da Iulio Di Domenico, e per cui farà tutta la sua storia sarà tutta la storia, diciamo, e quindi la narrazione Marco sarà solo proiettato verso di lei, e quindi forse si leva un po' quella parte egoistica che ognuno di noi ha, soprattutto in una situazione come quella in cui rimani isolato, cioè in cui ti devi togliere la maschera. Probabilmente, diciamo così, per tirargli un po' così, un po' una frecciatina, lui sbaglia nel momento in cui metterà a repentaglio proprio la sua stessa vita, la vita della figlia, la vita dell'ex moglie di Claudia, il personaggio di Ricky Smith, nel momento in cui, proprio ostinato nel voler ritrovare la figlia, farà saltare questa copertura. Il personaggio di Claudia, appunto, assistito a un omicidio, per cui vive sotto protezione, e quindi forse questa è l'unica macchia. E quindi c'è anche questo problema di questa, diciamo, moglie, ex moglie, che comunque è in perenne pericolo, anche se ovviamente in quel momento, appunto, essendo focalizzato sulla figlia, magari non ha questa percezione, no? Sì, diciamo, appunto, è mosso e accecato totalmente dall'amore per questa figlia, per cui perde un po' il giudizio e quindi anche un po' la responsabilità in questo senso, sì, appunto. Quindi l'arma a doppio taglio di questo sentimento così forte gli offusca un po' la vista. E tra l'altro si presenta anche con la nuova fidanzata, quindi... Con Claudia il rapporto è abbastanza già... così è rotto e finito, è anche abbastanza chiaro, diciamo, che il motivo anche della loro continua lotta, di questo continuo litigio, è proprio dovuto al fatto che Marco è accecato da questo amore per la figlia e quindi non si rende conto che sta mettendo in pericolo un po' tutti, ecco. Ecco, ma a proposito di pericolo, qualche pericolo l'hai corso anche tu sul set, perché prima raccontavi anche in conferenza stampa che insomma c'è stato anche qualche piccolo incidente, no? Te ne posso citare una marea, perché comunque delle ciaspole quello è molto divertente. Sì, raccontiamo, beh, le ciaspole sono uno strumento che, appunto, per noi romani non è niente, per cui non ce ne facciamo nulla, a meno che uno non voglia distruggere il parquet, vabbè, comunque. E quindi sì, incominciamo a salire su questa cresta di questa montagna, in cui sul lato avevamo uno strapiombo abbastanza importante, dall'altro c'era invece una discesa verso valle. Con Alessandro Preziosi incominciamo a salire. Io a un certo punto metto il piede su una lastra di ghiaccio, perdo completamente aderenza ovviamente al terreno, e quindi comincio questa discesa. Era pure divertente, volendo, se non ci fosse stato questo strapiombo che comunque ci ha messo un po' in pericolo, per cui Alessandro si getta su di me gridando disperatamente, per cui il set dice: ma che sta succedendo? Alla fine ci rivedono abbracciati e dicono: no, non è così, la scena dovete salire su. Vabbè, questo è per... È stato ripreso tutto ciò? Sarebbe stato... Penso di sì, secondo me ci da può inserire stare. Nel... Sì, secondo me Riccardo Donna potrebbe averlo. Quindi un RVM. Non ti sei preoccupato, ti sei divertito in quel momento, più che forse andavi piano. No, sì, perché poi comunque era abbastanza ripida, per cui la velocità, insomma, si è presa. Vabbè, come gli slittini che si facevano da piccoli, quelle rare volte. Però, appunto, sul culo, la chiappa. Senti, se volessi raccontare agli spettatori a che serie si può ispirare o comunque può ricordare vagamente questo Blackout, che appunto non è la solita serie di investigatori, carabinieri sì ci sono, ma relativamente, comunque poliziotti, indagini di omicidi, eccetera, no? Quindi è una serie più di genere, dai. La dico enorme, la dico grossissima, sì. Però per i colori secondo me un po' la può ricordare, poi per la trama, insomma, poi vedremo che su Blackout ci saranno una marea di sottotrame che sfoceranno anche in una sorta di distopico. Io ho pensato a Lost. Allora, c'è Lost, è vero, perché c'è questo isolamento. Io ti parlo proprio di una questione di come,
Sì, di atmosfera proprio di temperamento umano. True Detective, la sto sparando abbastanza grande, però è proprio nel senso, non perché noi abbiamo nulla a invidiare, è una cosa completamente diversa, sono meno personaggi, qui siamo un gruppo coralissimo e manca il detective, tra l'altro manca il detective, però appunto ci sta, no, perché c'è il personaggio poi di Laura Ruffino che si deve comunque poi invece addentrare per la prima volta in un'indagine, appunto, e per cui c'è un po' tutta questa roba qua. Vabbè, qui insomma ci sono tanti motivi per vedere questa serie, assolutamente. Proprio, in primis proprio perché è qualcosa di diverso, no, da quello che vediamo ultimamente. Sì, soprattutto su, sulla secondo generalista. Me, perché le serie di genere in Italia non attecchiscono più di tanto, quelle italiane parlo. Perché dobbiamo educare il pubblico, noi siamo qui per questo, per cui guardatevi Blackout e almeno vi incominciate un po' ad affezionare a una serialità di educatevi, genere. Educatevi, insomma. Sì, educatevi senza essere presuntuoso, però è proprio una questione che bisogna continuamente dare degli input, bisogna stimolarci. Se uno non stimola, la gente non sa di che cosa si può parlare. Concordo pienamente, quindi diamo l'appuntamento per quando possono vedere. Ci vediamo il 23 e il 24 gennaio su Rai 1 con Blackout e Vite Sospese. E per quelli più giovani che magari non vedono Rai 1, sul Replay, ovviamente. Ovviamente, perché a piattaforma, c'è sempre. Sempre lì. Perfetto, grazie e grazie complimenti. Grazie a te.